Assessore Gatti, 134 milioni di euro per il lavoro. Oggi è stato presentato il piano operativo del Fondo Sociale Europeo, una grossa occasione per l'Abruzzo. Sicuramente sì, c'è da dire che queste risorse noi le vogliamo spendere tutte, le vogliamo spendere bene. Spendere tutte perché l'Abruzzo in passato non è stato sempre capace di utilizzare le risorse europee, spendere bene cioè con progetti che abbiano una grande concretezza e anche uno spirito innovativo. Ne abbiamo costruiti 25 e adesso vogliamo anche che tutti gli abruzzesi possano conoscerli nella massima trasparenza e ci accingiamo a dare a questi progetti la massima divulgazione, sia con i nuovi strumenti, con internet, ma anche arrivando proprio nelle case di tutti i cittadini che devono poter sapere quali sono le opportunità e le occasioni che mettiamo a loro disposizione. 25 progetti, 9 aree di intervento, quindi toccate un po' tutto, diciamo tutti i settori. Sì, partiamo dal lavoro e quindi dall'esigenza di aiutare il tessuto produttivo ad assumere, che abbiamo ancora questa grande sfida della occupazione. Ci sono progetti molto importanti sulla formazione, ci sono progetti sul cratere, sull'Aquila, quindi restaurare in Abruzzo, ci sono progetti sull'istruzione e sulle politiche sociali, tutti all'insegna della grande concretezza. Noi vorremmo misurare i risultati e vorremmo che tutti gli abruzzesi potessero conoscerli e potessero conoscerne gli esiti.